Andrea Ruggeri, fondatore della prima squadra che si è iscritta alla stagione 2016-2017 nel campionato di calcio Liguria Serie D, i Foxes. Da cosa prende spunto questa idea di giocare per la prima volta in un campionato amatoriale a 7? Beh, siamo un gruppo di amici che si conoscono da molto tempo e abbiamo deciso di iniziare questa avventura del calcio Liguria perché abbiamo smesso quasi tutti di praticare questo sport a livello amatoriale, anche quello, però. Vabbè, dilettantistico. Dilettantistico. Diciamo. Sì. E un gruppo di amici che vi conoscete da un sacco di tempo, l'età media della vostra squadra? 18-20 anni. Quindi giovanissimi? Sì, giovanissimi. E giocherete contro squadre magari anche più esperte, però sicuramente avete dalla vostra la prestanza fisica, comunque a 20 sì. anni. E come mai avete deciso di smettere di giocare a pallone a livello dilettantistico? Per, diciamo, più che altro disguidi con le varie società dove abbiamo giocato, non per qualità, diciamo, tecniche dei ragazzi. E quali sono gli obiettivi che vi proponete per la prossima stagione, anche perché è la prima volta per voi in calcio Liguria? Beh, di fare, diciamo, una bella figura comunque, non come dire, sì, fare bella figura. Anche perché l'importante soprattutto per un gruppo di amici è quello anche di divertirsi. Sì, ci siamo iscritti giusto per questo comunque, per passare anche del tempo insieme facendo uno sport che ci piace. Quanto è importante l'aspetto di amicizia all'interno di una squadra, soprattutto per chi, come voi, siete giovanissimi? Beh, il gruppo è una cosa importante per questo sport perché uniti si riesce a vincere, diciamo, a giocare meglio. Si gioca meglio e anche se, così diciamo, anche poi le sconfitte, eventuali sconfitte, se arriveranno, vengono prese meglio. Quindi sì. Sicuramente anche l'aspetto di essere così uniti è sicuramente importante. Sì, è molto importante secondo me. E vi conoscete da tanto tempo e qual è secondo voi il vostro punto di forza per la stagione che vi aspetta? È il gruppo, la compattezza del gruppo e l'unione fra di noi. C'è qualche giocatore magari che è più bravo degli altri? Avete una punta di diamante? Sì, quello sì. Facciamo nome e cognome. No, non me la sento ancora. Va bene, e giusto in conclusione, abbiamo parlato di obiettivi. Quale potrebbe essere secondo te un piazzamento l'anno prossimo soddisfacente? Più della metà classifica, possiamo dire. L'augurio nostro di X Liguria è quello che ci arriviate. Grazie mille Andrea.